Salve a tutti ragazzi, il vostro Mazinga Zetto e bentornati in questo nuovo episodio di Banner Saga insieme come al solito con la vostra Marti. Salve a tutti. Quindi, prego cara, prenda lei possesso del mouse. Sa che io sono il generale nei combattimenti. Allora, continua. O nelle scelte del cazzo che fanno uccidere PNG. No, dai, l'ultimo PNG l'ho ammazzato io. È stato un errore mio, dai. Mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto. Grazie. Quindi non è che dobbiamo fare. Ah, giusto, dobbiamo scegliere se. No, dobbiamo scegliere una fava. Forse abbiamo qualcuno da promuovere negli eroi. Controllo un attimo. O forse abbiamo già promosso. Mi sa che abbiamo già promosso. O forse abbiamo già promosso con i cosi. Controllo un po'. Allora. Punto di spugno di Rucca abbiamo fatto. Iver forte braccio. No, ok, niente. L'abbiamo già fatti. Quindi. E dobbiamo andare nel salone centrale dove ci stanno massacrando tutti. No, in realtà sono tutti nascosti. Ancora non credo li abbiano ancora massacrati. Ah, ok. Comunque, andiamo a vedere. Stanno proprio inquinando. Proprio inquinando, sì. Rook, grazie agli dei, ce l'hai fatta. Che bel taglio, fa tanto ragazzina tossica anni 2010. Vero? Tatuaggio. Non sai chi mi ricorda? Bane. Bane di Batman, ma quello con... Però con la pettinatura emo. Sì, con la pettinatura emo. Il salone è immerso nel frastuono, pieno con me di decine di famiglie terrorizzate. Non smettere ancora di preoccuparti. Non lo farò. Che sta succedendo in realtà? I distruttori girano qui intorno, saccheggiando le case. La moglie del capo di tribù vi trova, facendosi largo tra la folla. Bella! Sembra Galadriel. Leaf, campionessa Leaf. Devono sapere che siamo qui. Perché non hanno attaccato? Se noti la doppia faretra, perché lei è stilosa. Alfa, oddio, sai che non mi ricordo più le voci? Non lo so. Non lo so, ma non tarderanno perché molto. Perché ha i baffoni. Sì, ha i baffoni, ha bei baffoni. Ho preso delle decisioni, ma parlate schiettamente. Cosa fareste voi al mio posto? Mi taglierei i capelli. Lascerei tutto, sono già fuori dalle porte. Non è così facile. Rook. Obelix sotto steroidi. Sì. Con due cornoni incredibili. Infatti, ti ricordi il cartone in cui Obelix si innamora di Falbalà e poi Falbalà si tromba? Ecco, questo è dopo Falbalà. Pensa se... No, questo in realtà sarebbe il figlio di Obelix e Falbalà se Falbalà avesse scelto Obelix. È biondo come la mamma. Non sarebbe cornuto. No, è biondo come la mamma, gli occhi azzurri come la mamma, però è grande e grosso come il papà. Beh, lo stesso taglio. È lo stesso taglio. Comunque, Rookie, cosa dobbiamo... Allora, scegli tu. Conta che i distruttori sono infiniti e quindi stare in un punto morite tu. No, infatti, non possiamo restare. Ne abbiamo già ammazzato uno per colpa mia. Direi che ci fidiamo di Iver. Il capotribù sospira, un respiro profondo e pesante, incurvandosi nelle spalle. Sembra invecchiato di anni. Mi dimentico sempre che è qui. Immaginavo che potessimo combattere e salvare la città, ma... Sciocchezze! Iver ha ragione, ovviamente. Non possiamo aspettare di essere massacrati. Dove andremo? Se i distruttori stanno scendendo dal nord? Frostwell, a ovest. È vicino e alle mura. Ho intenzione di uscire da Skogr tutti insieme, senza lasciare nessuno indietro. Io non lo farei. Se ci seguono, siamo morti. Cosa suggerisci? Fatemi creare un diversivo. Poi vi raggiungerò sulla strada per Frostwell. Sembra una mossa suicida. Iver ha ragione. Che dite se dessimo fuoco alla città prima di lasciarla? Abbandoniamo il magazzino. Allora, è una mossa suicida. Perché... Quello sicuramente. Creare un diversivo è da pazzi. Però sono lenti i distruttori. Sì, è vero, abbiamo notato che... Quindi se tipo un gruppetto riesce a tirare in una zona, loro deviano e poi scappano in giù, loro continuano ad andare in quella direzione là. Esatto. Quindi o, secondo me, o lo aiuti col diversivo o provi a dar fuoco alla città. Dar fuoco alla città... non so quanto possa essere utile. Il morale non lo aiuta. Il morale non aiuta per niente. In questo momento già hanno il morale sotto le scarpe perché comunque arrivano gli invasori. Diciamo che probabilmente è meglio aiutare Iver col diversivo. Ma è Iver o Iver? L'hanno deciso. Ah, è vero, non avevamo ancora deciso. Secondo me è Iver perché... Perché è nord, quindi è nord, quindi è anglosassone, quindi Iver. Iver ha ragione. Lo aiuterò con il diversivo. Il capo tribù riflette a lungo. Non vi ho chiesto consiglio solo per ignorarlo. Promettetemi che non rischierete inutilmente le vostre vite. Questa non era parte del mio piano.
Iver? No, guarda, io volevo morire. No, no. No, no. Puzza la vita. Allora verrò con voi. Grande! Bruttissimo Griff, tra l'altro. È bellissima. Cioè, più la guardo, più mi piace questa donna. Spero che abbia un'inna tedesca con Iver. Ripeto la storia di... Sì, la storia. Questo ti coglie di sorpresa. Il capo tribù si frega al mento, ma non discute. Dall'addestramento che ha dato ad Alet, non hai dubbi che la donna sappia maneggiare un arco? Eh sì, anche un bastone. Scusate. Bene, faccia preparare i cittadini. Fai la tua mossa, Iver. Partiremo quando sarai pronto. Direi che ci sarà uno scontro. Uno scontro. Ah. Alet ti trova prima che tu abbia la possibilità di trovare lei. So cosa stai facendo. Devi farmi venire con te. Non lasciarmi, ti prego. Starò attenta. Meridia. Scusa, Alet. Meridia. Citazioni Disney. Un attimo che vola. Non so, scegli tu. Lei è forte, ha un'abilità molto bella. Però è vero che se ci muore lei, a me soffrirei con la morte nel cuore. Però è un arciere in più. Ci saremmo... è il personaggio principale. Esatto, ci non sono... può morire, ci te lo sono... dico. Ci sono due arciere così. C'è lei e c'è Odlif. Sì, ma tecnicamente ho scoperto che anche Coso, anche Rook è un arciere. Anche... Eh sì, anche Rook è un arciere, però non lo usiamo sempre in prima fila. Siamo scemi. No, stavolta devi dirmi tu, questa è una cosa strategica. Beh, più gente c'è meglio è, di base. Quindi ok, Alet, solo prometti che mi ascolterai. Sì. Prometto, dice. Iver ti raggiunge poco dopo. Andiamo, ricordate, non stiamo cercando di combatterli tutti. Dobbiamo solo attirare la loro attenzione. Fai un passo nel cortile, dove i distruttori già arrivano da ogni direzione. Iver inizia a picchiare sul suo scudo e imprecare contro di loro. Grida, uccidiamone qualcuno e il resto ci seguirà. Ti prepari a una dura lotta. Già. Scondra? Scondra? Odlif. Anche la posa è... Luce. Luce, vento fra i capelli, un po' di neve che fa scena. Ok. Iver davanti? E no, Iver, Iver si muove per primo. Poi Rook dopo, Alet e Odlif per ultimo. Non è meglio avere Odlif prima di Alet? Odlif ha un'abilità particolare che non ricordo. Pioggia di frecce. Sceglie in segreto la colpitrice una volante, si chiama la classe, per dire. River, mi ricorda River. Comunque, sceglie in segreto una casella libera e tira fino a 3 frecce in aria. Se un nemico passa per la casella scelta, viene colpito dalla freccia, subendo il normale danno alla forza e terminando lì il proprio turno. Pioggia di frecce può essere usata per attaccare i nemici o difendere gli alleati e in generale è molto efficace per costringere un avversario a rivelare le sue mosse. Sì, più che altro è molto utile perché appunto blocca l'avversario e quindi finisce il turno lì e te lo metti. Perforare, stando fermo... Allora, questo ce l'hanno tutti, sì, stanno sì. Fermi, fanno più danno all'armatura, perfetto. Quindi per quello dico che... No, forse allora lei è meglio che agisca per prima. Magari dopo Iver? Poi Odlif, Iver, Rook, Alet? Sì. Iver, Odlif, Rook, Alet. Così, lui si muove. Lei piazza la trappola davanti a... No, davanti, un casellino davanti a Iver. Così gli amici arrivano, si bloccano lì. Poi Iver li stacca. Spero che non muoia. Odlif. Ah, lei non è il personaggio principale. Esatto. Iver, Rook, Alet, sì, ma lui siamo lei, qui no. Con la morte nel... Almeno io sono qui con la morte nel cuore. Anche Coso. Ah, okay. Urca, come siamo sistemati male? Sì. Allora, quanti sono? Sono 6. Ah, sono tutti uguali, ok. No, non ce n'è uno più forte. No. Allora. Pochissima vita tra l'altro, pochissima forza. Sì. E anche okay, lei, anche gli arcieri sì. Tendenzialmente non sono... Se no sarebbero troppo forti. Fammi pensare, forse è meglio far così. Pensavo la stessa cosa, sai? Così, perché così possiamo fare la combo. Esatto, Iver. Pensavo la stessa Iver cosa. Si occupa di questi, voi vi occupate di questi. Proviamo. Guarda, ci sei vicinissimo. Ci posso anche già arrivare. Guarda l'ordine. Non so, qual è il prossimo dai, che si muore? È questo qui, è proprio questo, oltretutto. No, non è quello. Sì.
Ah, è questo? Sì, è questo qui. Ah, ok. E arriverebbe Ivar. Sì. Allora. Poco attacco potrete muoviti. Potrete cos'è che fa? Respinge l'unità adiacente fino a 4 caselle per un danno armatura più per un unità che attraversa. Ah, sì, ok. Il fatto è che se lo faccio manda puttana la tattica della trappolozza. La trappola. Però sono 4 danni al fisico senza che le potenzi. Tanto. Ah, 12 di forza, ok. Sì, lei farebbe un danno a te perché ha 8 per natura. Spacca scudi 2, gli romperebbe 2 botte di armatura. Sì, l'abbiamo aumentato. Gliel'abbiamo aumentato apposta. Sì, però lo faccio andare qui. No, che coglione, scusami. Il tizio arriva sino qua. Se lo faccio arretrare di 1. Guarda, arriva. Però lui si muove prima di che agisca lei, quindi la trappola non la posso. Fammi controllare una cosa. Dopo di lui, qual è l'altro che si muove? Ok, questo. Dopo. Eccolo, mi immaginavo. Questo qui non ha molto movimento, però è in rotta di collisione verso di lei. Ma bisogna vedere cosa minchia fa. È abbastanza incerto. Purtroppo non posso fare la trappola perché lui agisce prima di lei. Ok. Quindi niente, ce lo metto qui e attacco. Vuoi attaccare così? Posso fare poco altro posso fare. Tanto loro due si muoveranno per ultimi. Nel frattempo poi il caso prepara una trappola per loro. Purtroppo vendo solo un tizio melee, è un casino. 3 arcieri sono un po' fragilini. Cioè, per fortuna lui non è estremamente fragilino, però. Allora, faccio colpo d'ariete, io ti sbalzo indietro, ma. Fino a 4 caselle. Quindi 1, 2, 3, 4, arriverebbe qui. E se non ricordo male. Tu hai quanto di movimento? Lui ha non c'è scritto. 1, 2, 3, 4. Al 4 quindi mi prenderebbe lo stesso, ok. Niente, attacchiamo. Allora, rompo dell'armatura o rompo 4 di vita? Se gli rompi l'armatura. Cioè, il fatto è questo: se non usi la trappola, se gli rompi l'armatura, lei ci arriva a colpirlo, probabilmente. Però deve stare ferma lei. E non può mettere trappola. Ok, io rompo la. Così sono proprio 3. Immaginavo che anche lui mi rompesse l'armatura. E io tiro rompo di un altro botto l'armatura. L'attacco, mi scusi. Bene, mi devo muovere. Qua. Ok, va bene. Allora, o uso pioggia di frecce o uso l'attacco su sto qui. E gli faccio 4 danni. Però se io faccio 3 danni, lui ha 4 di armatura, 3 12 di vita, se nessuno ti ferisce, 4 meno 12 fa 8. Sì. Quindi muore, se gli faccio 3 danni. Quando ritocca lui, sì. Muore. Bisogna vedere gli altri due. Se fanno danni alla vita, no. Che sono questo qua, l'ho riconosciuto, e questo qua sotto. Vabbè, però loro hanno 10 di salute, io 13 di armatura. Quindi anche se, cioè, penso che continuerebbero a provarmi a rompere l'armatura. Sì. Quindi proviamo. Solo 3 danni, niente, non 4? Te lo chiedo. Quanti punti fatto ha? 5, no, sì, va bene. È un po' uno spreco perché non è che serva molto, però quantomeno. Dai, sono 6. Oh, quello non ci arrivava, me ne ero accorto. Rook, te non puoi attaccare a distanza. Sì, può. Ah no, ci arriva. Ovviamente. Marchio un della... danno all'armatura e tutti gli alleati nella portata attaccano automaticamente il bersaglio. Tu non sei a portata, però il problema è quello. All'attacco, quindi dovrei avanzare 2 caselle per tirargli una freccia. Beh, 2 caselle. E gli faccio 3 danni. Tanto lui non arriva da nessuna parte. Ah. Sprecherà il suo turno per muoversi. Ho una casella qui. Anche. Va bene. Sì. 3 verde. 3 verde. Perché 3 verde? Faccio 2 danni. Ah, perché ho il braccialetto. Giusto. Quindi ti posso fare 4 danni o 3 danni all'armatura. In modo che lei ti possa fare danno. Sembra veramente che non ti può togliere niente nella vita. Dai, 3 danni all'armatura. Bella. Pianta, lascia per terra e tira fuori l'aria. Sto scomodo, se no.
no, se no comunque anche tiro con l'arco con la me lo immaginavo, adesso questi due saranno attratti da questi due. Sì. Oh merda, Let ha una mira che definire del cacchio è... cioè non ha poca mira, ha poco range. Quindi devo per forza sprecare un punto volontà e metterla in pericolo per attaccare. Mi sembra rischioso. Però, allora, no, quello lì, questo qui, se ho visto, è questo. Ah no, questo qua allora, è questo qui. Dovrebbe essere qui. No, è questo. Ah no, è questo subito dopo di lei. Allora no, cioè, rischia di... Sì, viene rischia di raggiungerla. No, toglie il rischio, la raggiunge per forza. La raggiunge subito. Però da qua non può fare nulla. E invece, e se invece di farle fare la mossa a cavallo la sposti soltanto? Cioè la sposti qua? Eh sì, però non può fare nulla. Aspetta, rimetti l'attacco, scusa. No, perché lei sarebbe in dritta. No, no, amore, quando li muovi, ora mi dice che posso colpire. Qui sì, qui no, qui no, qui no, qui no. Ho capito. Quindi o la faccio stare ferma un turno, o la metto tipo, dato che comunque la volontà ce l'ha tutta, la metto qui, la faccio stare ferma in modo che poi quando tocca a lui faccio qui marchio della preda e attacco tutti. Perché quel filo, quel filo arriva fino ad arrivare lei. Niente. Eccolo. Ah no! Questa non me l'aspettavo. Questa è andata benissimo, è andata tanto, per fortuna di nuovo a Diver, che può uccidere questo qua. Forte braccio, achievement sbloccato. Oh, minchia, lui è matura questo qui. Cacchio, già 11. Ok. Ah, non ci arrivi con l'attacco. Va bene. Però con te posso... Sì, non togli una fava perché hanno 5000 di armatura, se ti stanno lui. Con te posso fermare lui e fargli danno. Mm-hmm. Faccio pioggia di frecce qui. Penso sì. Che faccia sto giro. Non credo che, non penso possa fare questo. E il computer di solito non fa tattiche estremamente elaborate dopo i primi combattimenti. No, l'armatura. Rook. Perfetto, Rook ci arriva. Quindi si mette qui. Sì, magari qualcuno può l'attacca, però qualcuno poi deve dargli una bottarella. 4 qua. Tu hai ancora 12 di vita, no? Sì. Tu sei quello. Tu sei quello, quindi al massimo può attaccarti lui, che ha 8. Tu hai ancora 10 di armatura, quindi ti attaccherà di nuovo l'armatura. Quindi avrai comunque 12 di vita. 12. No, dovrei ridurre l'armatura di troppo. Faccio danno, faccio prima, mi sa. Sì, dai, facciamo danno qui. A questo, che toglierò più armatura. C'hai il braccialetto, quindi puoi fare più danno. Più danno. Ovviamente sono un po' sprecati, ma... Tu! Però mi piace che la freccia fa uno strano movimento. Ok. Alette... Minchia, Alette, quanto sei lenta, però. Non puoi prendo fare nulla neanche questo turno. Ti tocca spostarla adesso. E usare due punti forza di volontà, tra l'altro. Ne ha sei lei? Sì, fortuna. Mi dispiace un sacco di dover sprecare così punti forza di volontà, perché sennò non arrivavamo mai più in combattimento. Iver! Sei circondato! Sì, ma questo è muore. Secco. Promosso! Yes. Preso! Ok, ha fatto il giro che doveva fare e rimane lì piantato. Questa si chiama tattica! Perché lei è verde? Perché è un arciere lei. Sta ferma, lei è immobile, non si è mossa per ancora. Per danno estra, pensate che hanno perso armatura se l'arciere non si è mossa. Lei non si è mossa, quindi gli aumento un po'. Posso fargli 4 danni, lui va a 3, così chiunque possa colpirlo lo uccide. Bravissimo. Avete okay. Ovvio che attaccavi Iver. Ok, ora potrebbero cominciare... A essere... A colpirgli... Sì, gli toglierebbero 2 danni. Ok. E... dura 2 danni. Questo qua lo uccidi? Questo qua no. Oddleaf era a portata, sì? Sì, sì, era a portata, era a portata. Quindi l'ho vista. Forse posso uccidere anche lui. Credo che anche Alette adesso a questo punto se la sposti in qua ed è a portata con ago e filo. Ah, ma questo muore. Se io vado qui.
e gli faccio marchio della preda, muore. Sì, è vero, lo prendo perché tutti. Lo attacca lui e lo attacca lei. No, lei no. Non ci arrivo. Io l'avevo vista portata. Non ho sbagliato. Fatto una cazzata. Lei può uccidere lui, può uccidere chi cazzo vuole lei. Secondo me è meglio se uccide. Allora, qual è il prossimo? Lui. E dopo chi c'è? Lui. Allora devo. Secondo me se uccide lui è più, meglio. Ok. Secca, senza neanche. Eh no, due. Faceva di danno, fatto due di danno. Ha pochissima vita, Let. Prima! Aio! Poi una bottarella ci deve arrivare purtroppo. Te puoi uccidere questo. Pulito. Te? Tacchiaver? Sì. Ok. Tocca di nuovo a lei. Leaf. Si deve spostare. Se gli mette la trappola, secondo me lo insegue. Comunque ti metti in sicurezza. Sì! Scemo. Grande! Meno male! Meno male che è scemo. Meno male che è scemo. Ok, Rook, vai qui. Macchia della preda lo colpisce. No, macchia della preda corpo a corpo. Purtroppo è corpo a corpo, quindi al massimo gli posso. Almeno così gli tolgo un po' di vita e lui fa meno. Ma ci siamo però, lei può intervenire e dare una mano. Ok, Alette. Aguifile solo direzionale, ok. Sì, per un naso 15 di vita, ecco perché fa così tanto male. Meno male che ha 1000 di volontà, la ragazza. Okay. Oh, se la prende con. Devia! Devia? Perché? Ah! Perché lui aveva lo stesso valore di cosa, quindi c'era la chance di deviare, ok. Purtroppo però tu non togli. Chi è il prossimo è lui. E poi tocca. Il prossimo è lui. Quindi toccherebbe. Però sono pari loro, non lo uccide. No, però così lui ha 3 d'attacco. E tu hai ancora 8 di armatura, non mi fai niente. Ottimo. Extremont. E lei e lui muore. Però adesso tocca a lui a 5. Tu hai. No, ok, non può uccidere nessuno. Perfetto. Muore. Possono essere tutti feriti. Colpitrice volante. No, non mi interessa se vengano feriti o meno, l'importante è che non muoiano. Vabbè, basta. Sua sella. Yeah. Olè. Questa si chiama vittoria. La tua fama cresce, ricompense. Oh, Iver, sorry. Oh, l'avevo anche deciso. Iver. Lotto di fama, almeno ci livella il tank, perché. Dagli un po' più di armatura, non mi farebbe schifo. Non hai problemi a farti seguire da distruttori. Le cose cominciano a diventare rischiose, ma sei finalmente in grado di farli perdere nei fitti boschi, dove hanno difficoltà a tenere il passo. Sali su un punto panoramico e aspetti di vedere apparire la carovana. Un'ora dopo, Odif è la prima a individuarli. Laggiù! Gli dice indicando la strada. Come vi ricongiungete? Puoi vedere che ci sono stati dei problemi. Alcuni sono feriti, altri dispersi. Odrif si è raccolto. Un gruppo si è raccolto in fondo alla carovana. Odrif cammina accanto a una figura coperta nel carro. Vecchio pazzo, dice a denti stretti. Avrei dovuto restare con lui. La morte del capo tribù ti colpisce come un pugno nello stomaco. Continui verso Frostwell in silenzio, con la mano di Annette stretta nella tua. È morto il capo tribù. Non mancherà nessuno. Più 20 di fama, però. Sì, non mancherà nessuno. Il morale non è granché, Poi aveva la pettinatura emo. Ma dai, mi piaceva quel tatuaggio. Fermandoti a riprendere fiato, ti guardi indietro, vedendo che la carovana si allunga troppo per poterla difendere. C'è così tanto spazio che non riesci a vedere quelli che si trovano in coda. Dobbiamo ricompattarli, dice Iver. Sarebbe pericoloso fermarsi prima della pietra divina. Il sentiero dovrebbe essere poco più avanti. Ordini una sosta anticipata, rallenti il ritmo cinese, mantieni un ritmo costante o incoraggi la carovana. Se incoraggio la carovana aumenta il morale. Sì, e quindi in teoria dovrebbero anche camminare un po' più veloci. Scegli tu. Secondo me se ordiniamo una sosta anticipata rischiamo di farci seguire dai distruttori. Stessa cosa se rallentiamo il ritmo. Sì.
se mantieni un ritmo costante muore tantissima gente. Esatto. Ti fai strada verso la parte posteriore e ti issi un bambino piccolo sulle spalle. Lottate a ogni passo, ricordatevi di quelli che non ce l'hanno fatta e spingetevi avanti. Gli uomini del clan vedono il tuo impegno e seguono l'esempio, accelerando il passo. Hai visto. Speravo che aumentasse anche la morale, però... Diciamo che il morale è, non è basso, è neutro, se non ricordo. Oh, guarda! È normale, infatti. Allora, pietra divina. Guarda che roba! Che bello! Quanti acidi per scoprirla. Ma più che altro quanto tempo? Io sono Ptor, figlia di Khmer, della tribù di Ishtar! È quello! No, quando ogni volta che qualcuno dice quanto tempo in un'opera di scultura mi viene in mente Atlantis, quando Vinny spacca la colonna millenaria dicendo ho fatto un ponte. Ci ha messo 10 secondi. Ho fatto un ponte. Siamo arrivati abbastanza lontano per oggi, penso. Dopo una giornata sventurata, uomini e donne lasciano i loro miseri averi sotto la pietra divina di Hridvadlir. Hridvadlir. Sembra più arabo antico. Hridvadlir. Hridvadlir. Ok, ce l'ho. Hridvadlir. Cosa stiamo facendo? Abbiamo lasciato le nostre case perché improvvisamente sono arrivati i distruttori. Dove state sopravvivendo? Ha senso, eh? Il capo tribù ha fatto quello che io ho suggerito e guarda cosa ha ottenuto in cambio. Guarda queste persone, qualcuno deve tenerle insieme. Dovresti farlo tu, Rook. Ma sei tu l'assassino di distruttori, Quinto? È l'ultimo che ha livellato, quindi. No. Eh? È l'ultimo che ha livellato. Che cosa dovrei fare? Mentire? Dirgli che sta andando tutto bene? Per gli dèi, Rook, non lo so. Fai finta di sapere quello che stai facendo. Questo è ciò che fa il resto di noi. Grazie per il consiglio. Ciao, bellissimo. Allora fai come ti pare. Lascia che badino se stessi se la cosa non ti crea problemi. Voi umani siete assurdi, Rook. Furiosi quando non avete il controllo, terrificati quando ce l'avete. Fai uno sforzo. Per dindrindina! Ah, la faccia di una che direbbe per dincibacco. Beh, ha ragione. Beh. Non vorrei dire, ma ha ragione. Obelix ha ragione. Oh, non è Obelix, è il figlio di Obelix e... Falbala. E fal... Com'è che si Falbala. Chiama? Falbala. Pensa come mi sento. A fare da infermiera a un gruppo di smidollati. Bravo, di... Oh, ragione. Senti, coso, anche meno. Ma ha ragione. Ci tieni? Si vede. Mi piace che scosta lo sguardo, come dire, irony. Gli uomini sono una piaga per il mondo, peggio di qualsiasi distruttore per quanto mi riguarda. Chiacchierate come questa sono il motivo per cui andiamo così d'accordo, Iver. Iver, devo toccare. Iver, è stato francese. Iver, figlio di Obelix. Porca miseria. Dormi poco, con il sole sempre alto in un cielo eternamente luminoso. Prima che gli altri si alzino, ti ritrovi a fissare le lunghe basse colline coperte di pini. La pietra divina ti sovrasta, gli occhi enormi di Hridvadlir guardano nella tua stessa direzione. Esamina la pietra. Esaminiamo? Mas. La pietra rovinata dal tempo non riceve molti visitatori. Non c'è motivo per viaggiare così lontano a Oriente. Quando i cacciatori passano di qui, a volte si fermano per fare offerte, per abitudine più che altro. Ora che gli dèi sono morti, Hridvadlir è il dio dei cacciatori e delle bestie selvatiche. Sono morti. Ah, scusa, non avevo besato questa una virgola. Chiedo scusa, ho letto malissimo. Riprendo da quando i cacciatori... Scusate, adesso leggo bene. Quando i cacciatori passano di qui, a volte si fermano per fare offerte, per abitudine più che altro, ora che gli dèi sono morti. Hridvadlir era il dio dei cacciatori e delle bestie selvatiche. A volte vagava per la terra in forma di uomo o di lupo. Period. È sempre stato raffigurato con la sua terribile lancia. Ti chiedi cosa penserebbe del suo bosco ora che è pieno di distruttori. Una ragazzina della caravana ti si avvicina. L'ho fatto per te, dice, allungandoti una rozza collana ricavata da un ramo che deve aver trovato nelle vicinanze. Grazie per aver salvato la mia mamma, dice, prima di correre di nuovo nella sua tenda. Oh. Ed è un artefatto. Tornato alla tua tenda, sveglia Let, che si aggrappa al tuo braccio finché non è completamente sveglia. Brutti sogni. Alla fine il campo viene smontato ed è ora di muoversi verso Frostwell. Sembra una fine più che un inizio. Luna di Bjarken! Oh. E abbiamo anche la achievement sbloccata. Hridvadlir, cacchio. Ce la possiamo fare. Per chi non lo sa, sto indossando le cuffie. La cura è normale, tranquilla. Le cuffie di Zetto le stavo indossando storte e mi stavo uccidendo un orecchio. La caravana si ferma quando un gruppo di uomini appare lungo il percorso con le armi ai loro piedi.
Abbiamo visto i distruttori che vi seguivano, dice uno. Non vogliamo incontrarli da soli. Se ci permetterete di unirci a voi, vi mostreremo uno stagno con abbastanza animali da riempire tutti quei carri. Un mormorio di paura degli estranei si solleva dalla carovana. Oddio, sono da soli. Sono da soli. Non vorrei dire, ma non mi fido molto. Vabbè, intanto gli si può chiedere cosa stanno facendo qui da soli. Mm-hmm. Dai. Eravamo qui a cacciare cibo quando i distruttori hanno trovato il nostro villaggio, dice un uomo. Quando siamo tornati, distoglie lo sguardo, incapace di finire. Permette gli uomini di riuscire a te, a questo punto più gente c'è meglio è. Esatto. Se non sarete un problema, potete venire, dici. Gli uomini si uniscono alle tue file e si dimostrano subito degni di fiducia. Lo stagno è nascosto nelle vicinanze, pieno di animali e presto le provviste sono ben rifornite. Più 12 combattenti, più 5 di fama, più 18 provviste. Ecco, hai visto. Quindi siamo a 7 giorni di provvista però. Durante una pausa uno degli uomini beve troppo e finisce per spruzzare vino in faccia a un guerriero. Scoppia una rissa. Dopo molti pugni dati e presi e un osso rotto, l'istigatore Ralph Svratr viene gettato a terra ai tuoi piedi e aiuta gli uomini arrabbiati in cerca di soddisfazione. La sua difesa personale è poco più di un borbottio sbavante. Mi piace lo leghi finché non torna solo. Ma farai così infatti. Davvero? Io lo costringerei a scusarsi pubblicamente. Va bene. Mi sembra molto più... Aspetta però. No, che si scusi pubblicamente. Fai vedere che sei un capo. Prendendo Ramsvrat per il collo, lo costringe a guardare la folla. Scusati per il casino, gli ordini. L'uomo farfuglia finché non lo stringe più forte. Mi dispiace! Urla ripetutamente, anche dopo che l'hai lasciato andare. La gente scuote la testa, ma lascia l'uomo in pace. No, il morale si è abbassato! Mannaggia! Già. Speravo che così facendo... No, non mi ricordo se abbassa a prescindere, però. La carovana è visibilmente sollevata nel trovare un piccolo villaggio sulla strada per Frostfell, con letti e provviste. I locali sono scioccati dalle notizie e si mettono a discuterne tra di loro mentre ti accampi nelle vicinanze. Oh, accampamento, grazia plena! Finalmente. Il morale fa schifo. Fa schifo? Direi, appena appena, mi sa che bisogna rimanere a riposare, sennò il morale ci ammazzano sì, tutto. Sì, direi che... Allora, prima di tutto gli eroi, li vediamo. Giusto. Perché se riposiamo e ci attaccano, almeno siamo tutti lì. E anche perché abbiamo la runa di... Di Bjarken, un rozzo medaglione creato con un ramo degli alberi sopra la pietra del divina Hridvaldir, scolpito con una curiosa runa. Più 15% schiva, attacchi, forza. Ok, Iver. Iver. Promuoviamolo! Promuoviamolo! Yeah, sì. Fama ne abbiamo. Abbiamo un fottio di fama, abbiamo 42. Sì, nella runa di Bjarken, perché sai, sei quello che sta davanti a prendere schiaffi. Due punti disponibili. Allora, ne aumenterei lo scudo. Possiamo, se vogliamo farlo tank, aumentare uno lo scudo e possiamo continuare a aumentare la rottura dell'armatura avversaria. Okay. Così quando colpisce rompe 3 di armatura, 4 usando la volontà. D'accordo. Vabbè. Ci sono altri? No. Ci sono altri su questa nave? Ho uccido solo uno. Presente! Scusate, citazioni forbite. Riposiamo? Sì, mercato. Mi dimentico sempre che c'è il mercato. Allora, totale disponibile 24. Si possono fare provviste. Però per ora ci dovrebbe stare ancora abbastanza. 7 giorni di tempo. Se no ci sono le... Allora, cappotto imbottito più un'armatura. Il giuramento del guerriero più una volontà. Più 2 armatura e più 3 volontà ogni uccisione. Non lo so. Dimmi tu. Cioè, più armatura sono carini in effetti. Però 15 di fama forse è un po' troppo. Ne abbiamo 42 di fama noi. Chi potremmo darlo però? Cioè. Allora, o lo diamo, o gli togliamo il ciondolo e gli mettiamo questo a Iver, facendo diventare tank, dandogli più 2 armatura, così è 17. E diamo schivata alla più fragile dell'arciere in modo da... Esatto. Sì, vabbè. Avrebbe senso così. Eroi. Iver.
Non può prenderlo? È di livello 2. Merda! Non lo sapevo. Ah, quindi quel 3 era livello 3. Era livello 3. Io pensavo fosse... Chi altro lo può prendere? Fosse che ne avesse 3. No, nessuno, nessuno a livello 3. Sicuro? Devono uccidere 5 persone. Alette, anche se è inutile come una merda, anche se è una gran brava ragazza, ne ha ucciso solo 4. Non capisco perché aveva così poco movimento, cioè è veramente lenta in culo. Non l'abbiamo livellata noi, quindi non abbiamo... Non se no ci mettevamo dei movimento. E non il fatto che non c'è il movimento. È proprio la sua classe, occhio d'aquila, che si muove piano. Che è un arciere, si muove 2 all'ora. Vabbè, okay. Comunque ce la, però ce l'abbiamo. Appena uno dei 3 si livella, facciamo lo spostamento. Riposiamo. Riposiamo. Ok, l'umore è già un po' più... Chiudiamo qui. Che non so quant'è, ma non mi sembra pochissimo. 10? Non posso sapere quant'è. Non possiamo sapere quant'è, quindi non abbiamo controllato. No, però è così un giga, quindi almeno penso almeno 20, 25, 3 mezz'oretta dovrebbe essere. Ok, se vogliamo mollare qui, molliamo qui, tanto abbiamo fatto anche un bel po' di roba. Quindi, per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima sul canale del Viaggio di Martis. E direi che appunto è tutto, spero vi sia piaciuto, commentate, mettete un mi piace e andate a iscrivervi anche al canale di Marti. Yay! Alla prossima ragazzuoli, bye! Ciao ciao!